piacere. In particolare Alessandro è molto interessato a questioni epistemologiche, come vedrete oggi, che era una tipologia di incontri che a noi interessava moltissimo portare avanti. Per cui speriamo che questo sia il primo di una serie di incontri su alcuni fondamenti filosofici, specialmente della fisica, direi, sì. Non tanto della scienza in genere quanto della fisica. Dopodiché lascio ad Alessandro la parola, chiaramente dopo ci sarà una discussione e molto probabilmente seguiranno altri incontri su altri temi specifici. Allora, io ringrazio Anna per l'opportunità che mi ha dato di parlare qui alla Libreria Saggi. Vi ringrazio soprattutto, voi per essere qui. Adesso spero di lasciarvi qualcosa con questo incontro di questa sera. Allora, come avete visto dal titolo e dall'abstract, questa sera parlerò di spazio-tempo, no? Il titolo abbastanza provocatorio è Nascita e morte del concetto di spazio-tempo. La nozione di spazio-tempo sta alla base, diciamo, della teoria della dinamica, quindi della meccanica, che si è stata sviluppata in età moderna, quindi a partire da Galileo per poi arrivare a Newton, no? Che ha trovato la sua sintesi con i principi matematica di Newton. E si può dire in un certo senso che si tratti di un concetto estremamente importante per comprendere la prima rivoluzione scientifica e per comprendere appieno la sua portata. Al tempo stesso si tratta di un concetto interessante perché è penetrato profondamente nella nostra intuizione. Io mi ricordo quando ero uno studente di fisica al primo anno e le nozioni di spazio e di tempo necessarie alla formulazione della meccanica newtoniana venivano semplicemente date per scontate. Non c'era bisogno di introdurle. Questa è una situazione strana perché invece Newton, nella sua opera, comincia praticamente, non proprio all'inizio, ma quasi all'inizio, comincia con un'esposizione estremamente dettagliata delle sue nozioni di spazio e di tempo, che mette a fondamento di tutto il suo edificio dinamico. Quindi, una riflessione critica sul concetto di spazio-tempo permette di parlare della storia della dinamica e dello sviluppo delle nostre idee sul moto, sullo spazio e sul tempo. Al tempo stesso permette, diciamo, di avvicinare un concetto, diciamo, un esempio di concetto, cioè l'esempio di concetti che ci sono, cioè ce ne sono anche altri, diciamo, di concetti di questo tipo in fisica, cioè concetti che adesso appaiono estremamente intuitivi, ma che fino all'altro ieri, se così si può dire, non lo erano per niente. Infine, parlare di spazio-tempo permette di parlare di relatività generale, di una delle grandi rivoluzioni della fisica moderna, quella diciamo, prodotta dalla scoperta della teoria della relatività generale, che è stato un po' il motivo per cui ho proposto questo seminario. Come forse alcuni di voi sapranno, tra quest'anno e il successivo si celebra il centenario della teoria, che è stata proposta appunto alla fine del 1915 nella sua forma definitiva e pubblicata all'inizio del 1916, se non vado errato. Un'analisi critica dei concetti di spazio-tempo permette di presentare in un modo diretto, abbastanza diretto, anche a chi non ha una preparazione specifica, uno dei risultati dinamici più importanti della nuova teoria, che in un certo senso può essere caratterizzata come la morte del concetto classico di spazio-tempo, da cui il titolo. Tutto questo discorso mi permetterà alla fine di questo incontro di accennare al problema della gravità quantistica, che è, diciamo, il problema di ricerca su di cui io mi occupo. Il motivo è che parlare, diciamo, affrontare da questo punto di vista la teoria della relatività generale permette, a mio avviso, di capire bene e in modo particolarmente diretto, anche senza una preparazione specifica, dove sta la tensione, quella che spesso viene chiamata contraddizione, tra la relatività generale e la meccanica quantistica, che dà origine al cosiddetto problema della gravità quantistica, uno dei problemi aperti, diciamo, da più tempo nel campo della fisica teorica, e un problema su cui il mio gruppo di ricerca, guidato da Giovanni Amerino Camelli, qui alla Sapienza, conduce la sua ricerca. Bene, allora, questo per darvi un'introduzione, adesso possiamo iniziare. Inizierei con una definizione di spazio-tempo. Una definizione di spazio e di tempo. È particolarmente utile alla luce di quello che dirò in seguito, perché farò spesso riferimento a questa definizione. Quindi
sono convinto che le vostre nozioni intuitive di spazio e di tempo sarebbero perfettamente sufficienti, ma è meglio che ci sono dei punti che mi preme enfatizzare, e quindi inizierò con una definizione dello spazio e del tempo sulle linee, diciamo, con cui le definisce Newton all'inizio dei suoi principi. Una celebre battuta attribuita a Richard Feynman, penso che venga dalle sue lezioni, dice che il tempo è ciò che succede quando non succede nient'altro, no? Parodiando questa battuta si può dire che lo spazio è ciò che resta quando tolgo tutto il resto. Ora, si tratta di battute, naturalmente non si tratta di definizioni rigorose, però catturano in un certo senso che cercherò di rendere preciso più tardi, la stranezza, la peculiarità di queste nozioni. Ciò che resta quando tolgo tutto il resto, ciò che succede quando non succede nient'altro. Sia lo spazio che il tempo di Newton sono entità impalpabili, geometriche, astratte, che non sono legate a nulla di fisico. E queste battute catturano bene questo significato, perché ciò che resta quando tolgo tutto il resto. Ma se tolgo tutto, per esempio le mie percezioni, la mia capacità di ricostruire quello che mi circonda, viene perduta. No? Cioè, se non c'è più niente, io non posso vedere niente, sentire niente, toccare niente. Non c'è modo in cui io posso avere un accesso sensoriale a ciò che resta quando tolgo tutto. Stesso dicasi se elimino tutti gli eventi, no? Se non succede assolutamente niente, in particolare non succede che vedo qualcosa, che tocco qualcosa, che sento qualcosa, non succede proprio niente. Anche questa è una dimensione molto remota dalla mia percezione diretta. Allora, che cosa intende Newton e anche tutti noi quando iniziamo il corso di fisica meccanica 1 con spazio e con tempo? Allora, iniziamo dallo spazio. Che cos'è lo spazio? Lo spazio è un continuo geometrico tridimensionale esteso in tutte le direzioni. Quindi, si tratta di un'entità platonica, matematica, in un senso molto preciso, è fatto da punti. Non è fatto da punti materiali, oggetti, no, è fatto da punti geometrici. È ciò che resta quando tolgo tutto il resto. Non c'è materia, non ci sono fenomeni, non c'è niente. L'unica cosa, ci sono solo questi punti di espressione distribuiti in tutto lo spazio, e poi ci sono le sue proprietà geometriche. No. Questo spazio, lo spazio di Newton, è lo spazio descritto da Euclide nei suoi elementi. Né più né meno. Una costruzione prettamente concettuale. In questo spazio è possibile identificare i punti, due punti racchiudono un segmento, è possibile tracciare angoli, figure. Queste figure geometriche hanno le proprietà descritte per la prima volta nel libro degli elementi di Euclide. Questa è l'idea di spazio che ha Newton. In questo spazio non c'è assolutamente niente, appunto è ciò che rimane quando non c'è tutto il resto. Si tratta di una costruzione puramente astratta. Tutte le proprietà geometriche di questa sorta di sfondo platonico su cui si sviluppa quello che poi vediamo vengono ereditate dai fenomeni e dalla materia quando questi vengono immersi, introdotti in questo palcoscenico. Quindi, prendiamo due palline, le mettiamo in questo continuo puramente geometrico astratto, e queste due palline, oltre alle loro proprietà intrinseche, no, sono fatte di qualcosa, sono costruite in un certo modo, acquistano alcune proprietà spaziali, geometriche. Per esempio, io le metto all'interno di questo continuo, a questo punto sono in grado di definire la loro distanza. Che cos'è la loro distanza? La loro distanza, sempre nella visione di Newton, è la distanza dei luoghi che occupano. I luoghi che occupano sono regioni, appunto, geometriche perfette, in questo sfondo geometrico e astratto, tra cui è ben definita una distanza. Questa distanza viene ereditata dagli oggetti che ci metto dentro e diventa la distanza con cui siamo familiari, no? La distanza di questo tavolo da quella sedia, per esempio, no? L'idea di Newton è che questa proprietà geometrica, la distanza tra questo tavolo e questa sedia, ci sta prima del tavolo e della sedia. Quando metto il tavolo e la sedia dove sono, questi ereditano questa proprietà geometrica. Lo stesso discorso si può fare per il tempo. Allora, che cos'è il tempo secondo Newton? Beh, diciamo, l'immagine che di solito si usa è quello di fiume del tempo, retta del tempo, no? Allora, il tempo che cos'è? Beh, il tempo è un continuo geometrico unidimensionale. Anche questo completamente ideale, completamente indipendente dagli oggetti e dai fenomeni. Ad ogni punto di questa retta corrisponde un istante, come noi appunto lo possiamo percepire con una fotografia, con un
diciamo, con la nostra percezione istantanea. Questi istanti si susseguono su questa retta. Questa retta, esattamente come lo spazio, ha delle proprietà, è un oggetto puramente geometrico, che non possiamo toccare, palpare in nessun modo, e esattamente come lo spazio ha delle proprietà geometriche intrinseche. Beh, sulla retta, segnati due punti, è ben definita la loro distanza, il segmento che formano e la distanza, diciamo, la lunghezza di questo segmento. Questa qualità non viene chiamata distanza, nel caso del tempo viene chiamata durata, è una proprietà geometrica degli istanti per Newton, completamente indipendente da quello che c'è, no? L'idea, anche qui, per ritornare alla battuta di prima, è ciò che succede quando non succede nient'altro. Supponiamo di paralizzare tutto, non ci sono fenomeni, non c'è movimento, non c'è niente. Comunque si otterrebbe una successione di tanti sempre identici che comunque procederebbe lungo questa retta del tempo, e tra due qualunque di questi tanti, nonostante non stia succedendo niente, io sarei capace di associare una durata. Vale lo stesso discorso che ho fatto prima per lo spazio. Cioè, questa proprietà geometrica, la durata, che è una proprietà di questo oggetto platonico, che nulla ha a che fare con gli eventi, con ciò che effettivamente succede, viene ereditata dagli oggetti nel momento in cui io introduco degli oggetti nello spazio e gli faccio fare qualcosa. Per esempio, prendo un po' di palline, le lancio, queste collidono, diciamo, vanno in tutte le direzioni, urtano tra di loro. Ciascuno di questi urti è un evento fisico, qualcosa che io posso osservare, no? Le palline sono oggetti tangibili, posso vedere che si urtano. A ciascuno di questi eventi posso associare univocamente l'istante in cui questo evento effettivamente viene osservato. Tra questi due istanti c'è una durata. Questa durata è indipendente da quello che sta succedendo, ma se prendo per esempio due di queste collisioni, queste due collisioni ereditano dal fatto che sono immerse in questo continuo spaziale, in questo continuo temporale, una distanza che è la durata che intercorre tra i due istanti in cui due eventi hanno avuto luogo. Allora, si tratta di nozioni, cioè, diciamo, ho fatto questa premessa perché ciascuno di voi abbia ben chiaro appunto le nozioni di spazio e di tempo di cui parlerò stasera, e soprattutto, diciamo, ho voluto sottolineare una delle loro caratteristiche più strane, più peculiari. Si tratta di nozioni totalmente astratte, cioè la loro rilevanza dal punto di vista delle scienze empiriche può al massimo essere indiretta. Il motivo è che, essendo ciò che rimane quando non c'è più nient'altro, o ciò che succede quando non succede niente, non sono per forza di cose accessibili alla nostra percezione. E quindi si tratta di astrazioni. Il loro carattere astratto, una sorta appunto di natura platonica, sarà molto importante in quello che discuterò nel seguito. Queste nozioni, ora io le ho dette, diciamo, sono stato attento a enunciarle con una certa precisione, tuttavia, diciamo, sono molto simili a nozioni abbastanza intuitive che ciascuno di noi ha nella sua testa, più o meno, ed è anche abbastanza comprensibile questo fatto. Quindi si tratta di nozioni che non ci stupiscono particolarmente, no? Il motivo è duplice. Da un lato non ci stupiscono particolarmente perché c'è stato Newton con tutto quello che ne è conseguito. All'epoca stupivano molto di più, come poi avrò modo di accennare in seguito. Ma soprattutto perché in realtà, diciamo, oltre appunto all'intuizione newtoniana che si è sviluppata proprio grazie al lavoro di Newton, c'è anche un'intuizione pre-newtoniana che in qualche senso Newton ha portato a galla e ha formalizzato. Riflettere su questa intuizione pre-newtoniana che ha portato poi all'elaborazione dei concetti newtoniani permette di riflettere su una loro peculiarità, e può essere l'inizio di una critica particolarmente costruttiva e illuminante di questi concetti. Allora, perché noi abbiamo, se io vi dico appunto lo spazio della geometria euclidea, infinito, astratto, con le proprietà geometriche, il teorema di Pitagora, eccetera, eccetera, nessuno di voi ha alcuna difficoltà a seguirmi? Beh, perché lo spazio della geometria euclidea, appunto, essendo lo spazio della geometria euclidea, chiaramente riflette un'intuizione molto precedente a quella di Newton, stiamo parlando di 2000 anni prima, no? E com'è che si genera questa intuizione? Beh, è dato di fatto che noi nella nostra realtà abbiamo accesso solo a misure fisiche di distanza.
cioè a questa distanza ideale non abbiamo accesso. Le cose che possiamo fare, appunto col tavolo, con la sedia, è prendere un metro, accostarlo, vedere quanto è lungo, no? Fare operazioni di confronto. Oppure possiamo farlo in tanti altri modi, oggi conosciamo tanti modi di misurare una distanza, per esempio possiamo usare una livella laser, no? Per misurare appunto la distanza di questa sedia dalle pareti di questa stanza, per esempio, no? A partire dal tempo che un raggio laser ci mette ad arrivare sul muro e ad essere riflesso indietro. Ci sono tantissimi modi di misurare la distanza, ma tutti hanno una caratteristica fondamentale in comune, cioè, visto che noi abbiamo accesso a questi modi, usano fenomeni fisici. Per esempio, il metro è un oggetto che ha delle proprietà di resistenza, elasticità, eccetera, no? La livella laser è uno strumento che c'ha anche dell'elettronica dentro, deve essere costruito propriamente per funzionare. Tutti questi strumenti hanno bisogno, sono strumenti fisici che hanno meccanismi, cioè ci sono meccanismi fisici che li fanno funzionare. Sono fenomeni quelli che noi osserviamo quando misuriamo una distanza. Benissimo. Tuttavia è abbastanza facile astrarre queste misure concrete di distanza in questo modo. Allora pensiamo per esempio a questa stanza, noi passiamo gran parte della nostra vita, ma questo da tempo immemore ormai, in ambienti chiusi come questo. Benissimo. In una stanza come questa, la nozione per esempio di posizione di quella sedia è molto ben definita. Tutti siamo familiari con appunto fare delle misure di distanza per localizzare sulla pianta di questa sala per esempio questa sedia. E questa è un'operazione perfettamente definita e estremamente concreta. Questa operazione continua a essere valida se noi prendiamo questa stanza e la allarghiamo un po', no? Se noi i muri li spostiamo un po' all'esterno, possiamo ancora fare la stessa operazione di prima. Non solo, se lasciamo un segno dove c'erano i muri prima, siamo in grado di ricostruire la localizzazione della sedia rispetto ai muri di prima, anche se abbiamo abbattuto i muri di prima. Allora, continuando in questo processo di astrazione, è abbastanza facile convincersi che se uno prende questa stanza, si dimentica di quello che c'è fuori, la fa sempre più grande, ci mette i segni dove c'erano le pareti di prima, no? La fa così grande che non vede più le pareti. E è abbastanza intuitivo, cioè, pensare che comunque quella misura di distanza che avremmo potuto fare se le pareti fossero ancora lì, in qualche senso è ancora ben definita. Cioè che dove c'erano prima le pareti ci sia una sorta di superficie ideale la cui distanza, diciamo, la cui distanza da questa sedia è ancora in qualche senso ben definita. Dopotutto potremmo rimettere lì la parete e fare questa misura, no? Ora, tutte queste sono intuizioni ovviamente primitive, non c'è nulla di rigoroso in questi argomenti, però diciamo, quello che mi preme sottolineare è cercare di capire come sia stato possibile storicamente che si siano affermate queste nozioni. No? Allora, nel caso dello spazio è abbastanza semplice, no? E ci sono pochi dubbi secondo me che sia andata più o meno così, naturalmente i dettagli sono molto più complicati, però diciamo, questa è sicuramente l'origine intuitiva del concetto di spazio newtoniano. E per il tempo è più o meno la stessa cosa, anche lì. Noi abbiamo tanti oggetti per misurare il tempo, oggi sappiamo misurare il tempo in tantissimi modi diversi. Abbiamo orologi al quarzo, orologi atomici, abbiamo il buon vecchio movimento dei corpi celesti, ci sono tantissimi modi in cui possiamo misurare il tempo. Tutti quanti sono caratterizzati, tutti senza eccezione, dalla stessa proprietà che abbiamo visto prima caratterizzare le misure di distanza. C'è un meccanismo, una dinamica, un oggetto che ha delle proprietà fisiche, che si comporta in un certo modo, che sia un atomo, un cristallo di quarzo, un pianeta, no? Dalla sua dinamica, in modo abbastanza elaborato, basti pensare per esempio alla fatica che facevano gli astronomi fino a un secolo fa, diciamo, a dare ai governi uno standard di tempo affidabile a partire dalle misurazioni astronomiche, prima dell'avvento degli orologi atomici. Diciamo, si tratta di qualcosa di estremamente concreto, quindi la determinazione del tempo passa per osservazioni, quindi passa per oggetti, passa per fenomeni che noi possiamo vedere. Anche qui però è abbastanza facile capire come può essere nata un'intuizione di tipo newtoniano. Pensiamo di essere nella nostra stanza, a casa nostra, su una poltrona, ci mettiamo lì, chiudiamo gli occhi, non succede niente nella nostra stanza, assolutamente niente. Noi non avvertiamo alcun cambiamento. Dopo un po' li riapriamo, guardiamo fuori dalla finestra e vediamo che il sole si è abbassato, la luce è diversa,
che fuori è successo qualcosa. Non solo, se prendiamo i nostri orologi, vediamo che questi sono avanzati. E sono avanzati tutti più o meno della stessa quantità. Dipende da quanto sono buoni, però tutti più o meno della stessa quantità. In altre parole, abbiamo una forte impressione che anche se nel nostro piccolo non è successo niente, qualcosa continuava a scorrere. Ora, questo qualcosa è ancora legato a qualcosa di materiale. Fuori c'è il sole, cioè il sole è una cosa, si è abbassato, gli orologi sono andati avanti, eccetera. Però anche qui è abbastanza comprensibile fare un tipo di estrapolazione analogo a quello che abbiamo visto prima per la distanza. Cioè, adesso la mia stanza la ingrandisco sempre di più, ci metto dentro sempre più cose, e restano fuori sempre meno cose. A un certo punto io ci ho messo dentro tutto, ho paralizzato tutto, però posso pensare che resti ancora qualcosa di impalpabile, appunto, fuori, continua a scorrere. Questa può ben essere l'origine intuitiva del concetto di un concetto di tempo alla Newton. D'altro canto l'immagine dello scorrere inesorabile del tempo è un'immagine che ha una storia lunghissima, anche nella letteratura antica. Quindi c'è un'immagine molto potente che prende abbastanza. No? Quindi anche se ci immobilizziamo, comunque il tempo scorre lo stesso. Dal punto di vista psicologico è molto naturale fare questo tipo di percorso. Benissimo, allora, si tratta di nozioni, diciamo, abbastanza elaborate, specificate in modo rigoroso per la prima volta da Newton nel 1680 qualcosa, che però appunto avevano avuto una gestazione più lunga, diciamo che in tutto il XVII secolo si erano progressivamente elaborate, con il recupero di varie istanze della filosofia antica, prima fra tutti l'atomismo antico, il concetto di vuoto, di spazio vuoto geometrico, eccetera, eccetera. E abbiamo visto appunto che si tratta di nozioni, sì, abbastanza sofisticate, se uno le vuole appunto descrivere con minuziosamente, però anche abbastanza legate a un tipo di intuizione facilmente comprensibile. Oh, benissimo. Allora, proprio questo tipo di intuizione che sta alla radice di questi concetti, secondo me, è il modo migliore per capire che questi concetti sono strani. Sono sospetti, dovrebbero puzzare, cioè, a priori non hanno le carte in regola per essere buoni concetti interpretativi della natura. Perché? Iniziamo con un esempio. Allora, questo tipo di procedimento intuitivo che ha portato alla sintesi di queste nozioni, che cos'è? Ripercorriamolo un attimo. Abbiamo cose fortemente impregnate di materialità. Ci dimentichiamo della loro natura materiale, astraiamo la loro natura materiale, in questo caso in modo proprio totale. In altri casi, diciamo, sempre nell'ambito del pensiero scientifico, si fanno cose del genere ma meno radicali. In questo caso c'è un'astrazione totale, completa, da tutta la materialità di questa situazione. E rimaniamo con un pugno di relazioni nude, geometriche, no? Che non hanno più nessun oggetto tangibile a cui si attaccano. Questo intreccio di relazioni geometriche, poi, visto che è particolarmente semplice ed elegante e facile da controllare, viene preso come elemento fondamentale della realtà. E a questo punto quella che prima era un'astrazione diventa la colonna portante del sistema, con Newton per esempio. Cioè, io avevo questi oggetti reali, ho astratto questa serie di relazioni. Questa serie di relazioni è particolarmente semplice, molto più semplice di tutti gli accidenti, della materialità con cui devo, diciamo, fare i conti quando faccio misure di distanza reali, misure temporali reali, quanto è difficile far andare tutti gli orologi bene, giusti. Cioè, è una cosa effettivamente difficile che comporta una conoscenza dettagliata e minuziosa della dinamica di questi oggetti. Pensiamo per esempio a oggetti complicati come gli orologi atomici. Cioè, non è facile costruirli, non è che io vado a casa, no? Allora, visto però che questo insieme di relazioni è abbastanza semplice, è facile immaginarselo, no? È abbastanza amichevole con la nostra immaginazione, e allora appunto può venire la tentazione di prendere questo insieme di relazioni, di assumerlo come primitivo e di dire che invece le cose da cui lo abbiamo astratto sono delle realizzazioni imperfette, materiali, di questa struttura ideale che c'era già prima. È un po' la sindrome di Platone, quello che faceva Platone, diciamo, in generale, no? Che in questo caso viene fatto per le determinazioni spaziali e temporali. Quindi una volta che io ho fatto questo processo di astrazione, vedo che questo è molto semplice, dico, beh, è chiaro che, diciamo,
i concetti di base, alla base della natura ci sarà questa cosa così bella, così perfetta, così geometrica, eccetera. Quindi mi dimentico che l'ho astratta in questo modo dagli oggetti. Parto da qua e vediamo che cosa riesco a costruire. A questo punto, quando ci metto dentro degli oggetti, questi ereditano la distanza, quindi la distanza che noi misuriamo materialmente diventa una conseguenza di questa distanza ideale che sta dietro le apparenze, no? Allora, questi processi di astrazione sono tipici di tutta la scienza. Quindi la scienza, l'analisi fisica, ma non solo fisica, della natura è fatta di semplificazioni e di astrazioni di questo tipo. Tuttavia non tutte hanno questa caratteristica di smaterializzare ciò che c'è. Cioè, le semplificazioni standard, quelle oneste, che nel seguito chiamerò oneste, no? Nell'ambito della scienza, in particolare della fisica, sono semplificazioni che non cambiano la natura dinamica del problema. Non so, c'è un oggetto complicato e io dico che è un punto materiale. E vabbè, è chiaramente, è una drastica semplificazione, non è detto che io ci azzecchi poi. Però è un'approssimazione onesta, nel senso che le grandezze in gioco, per esempio la massa, la sua inerzia, eccetera, non vengono alterate sensibilmente. Cioè, sto facendo una semplificazione, ma non sto trascurando qualcosa di qualitativo in modo massiccio. Per esempio il fatto che sia materiale, tanto per dirne una, no? Invece, astrazioni del tipo di quelle che stanno alla base dei concetti di spazio e di tempo sono di natura diversa. Stiamo smaterializzando, e smaterializzando ci può capitare di fare degli errori anche grossolani. Per capirlo, secondo me l'esempio migliore è riflettere sull'atomismo antico, quello di Leucippo e di Democrito. Allora, come penso più o meno tutti voi avrete presente, nell'antichità, appunto, gli atomisti antichi pensavano che il mondo fosse fatto essenzialmente di due cose: di uno spazio geometrico, vuol dire esattamente analogo, anche se meno, diciamo, definito meno rigorosamente, esattamente analogo a quello newtoniano, e poi di piccole particelle di materiali indistruttibili, dotate di precise forme geometriche che ne erano all'origine di tutte le loro proprietà, chiamate atomi, indivisibili, che si muovevano caoticamente, dalla cui aggregazione nasceva il mondo. La cosmologia atomistica è particolare. Cioè, secondo gli atomisti, com'è che era nato il mondo? No? Era nato in questo modo. C'erano gli atomi, no? In questo spazio vuoto, e la sorgente del loro movimento era il peso. Cioè, in questo vuoto, no? Quindi c'è il vuoto, è pieno di atomi, no? Questi atomi cadevano. No, cadevano in modo verticale, quindi verso, diciamo, verso il basso, no? Questo movimento di caduta poi poteva essere deviato, no, da collisioni e da altre irregolarità in questi moti atomici, che crearono dei macelli assurdi da cui nascevano tutto ciò che esisteva: pianeti, stelle e quant'altro, no? Questa era un po' l'immagine abbastanza qualitativa, poetica, che avevano gli atomisti antichi di come poteva essersi creato dal caos un mondo tutto sommato ordinato, come quello che possiamo vedere intorno a noi. Allora, in questa visione, per quanto poetica e carina, c'è un elemento che subito ci appare fuori luogo, no? Che è questo peso, no? Cioè, c'è una verticale, no? C'è lo spazio vuoto e c'è una verticale, c'è un peso, questi qua si muovono lungo questa verticale. A noi fa sorridere, perché sappiamo benissimo che se tu togli tutto, togli anche la Terra. Ma se tu togli la Terra, il peso sparisce. Il peso non è una proprietà, diciamo, orientata, cioè non è che lo spazio ha un'orientazione alto-basso, no? Il peso, come noi lo concepiamo oggi, ormai è un luogo comune, è dovuto all'interazione tra un oggetto che può essere il mio corpo, può essere quella bottiglia, con il resto della Terra. Se io tolgo la Terra, questa relazione non sussiste più. Allora, che cos'è che era successo in questo caso? Beh, gli atomisti avevano fatto un esercizio di identificazione dei costituenti fondamentali del reale e avevano preso un granchio. Quindi, nel loro, diciamo, cercando di semplificare al massimo, avevano tolto tutto, tolto l'aria, tolto la terra, tolto tutto quanto, e stava solo uno spazio vuoto, delle piccole particelle, però avevano preso una proprietà accidentale, contingente, come il peso, come proprietà fondamentale, e l'avevano messa prima dell'esistenza, della nascita della Terra e tutto quello che le consegue.
Per loro il fatto che capitava che, diciamo, il peso, come ho osservato qui sulla Terra, era ortogonale alla superficie terrestre, era proprio quello che ho appena detto, una coincidenza, qualcosa che capitava, no? Una correlazione. Non avevano avvertito questo nesso causale. E non avendo avvertito questo nesso causale, quando hanno fatto piazza pulita per semplificare, arrivare a questo quadro splendido, vuoto e atomi, hanno buttato via il bambino con l'acqua sporca. E quindi quando hanno buttato via la Terra, in particolare, ma hanno lasciato il peso, chiaramente questo ha introdotto un grave elemento di scorrettezza nel loro sistema, che poi appunto non era più in grado di reggere. Dal nostro punto di vista è facile vedere questo errore, no? Ma solo perché noi ci abbiamo senno di poi. Allora, le nozioni di spazio e di tempo di cui ho parlato prima sono, non vi sarà sfuggito, esattamente dello stesso tipo. Ciò che succede quando non succede nient'altro, ho tolto tutto, ho fatto qualcosa di addirittura più radicale, non è che ho semplicemente smaterializzato la Terra in una miriade di atomi, ho proprio tolto la materia, no? Ho tolto i fenomeni. Il rischio di incappare in qualcosa del genere aumenta esponenzialmente. Cioè, chi mi dice che, cioè, io possa scorporare dall'effettiva materialità in cui io effettuo queste misure, queste determinazioni di distanza e di durata? Cioè, è un'assunzione molto forte. Proprio perché già una cosa molto più blanda come quella di atomisti ha fallito miseramente, diciamo, dovrei riflettere attentamente su questo fatto, sull'opportunità di effettuare questa astrazione. Certo, sono semplici, sono belli questi concetti, ma è possibile che siano completamente mal direzionati. Tra l'altro, appunto, come ho detto prima, tutti i modi concreti fisici che abbiamo di effettuare queste misure di distanza e di durata sono strettamente materiali, dipendono proprio da fenomeni specifici che noi utilizziamo e controlliamo, apparecchiature come orologi e come livelli laser. Quindi sia da un punto di vista filosofico, se vogliamo, guardando alla lezione per esempio dell'atomismo antico e dal tipo di astrazione che stiamo facendo, sia dal punto di vista osservativo e operazionale, questo rovesciamento, misure, tra le misure fisiche di distanza e la loro astrazione nel, diciamo, nei concetti di spazio e di tempo newtoniani, che poi vengono rovesciati mettendo gli uni a fondamento degli altri, è molto sospetta, dovrebbe puzzare. E infatti, diciamo, infatti è stato proprio così. Queste nozioni, per quanto intuitive e per quanto condivise intuitivamente da molti anche pensatori e intellettuali fin dall'alba dei tempi, dall'antica Grecia, non hanno mai avuto pieno diritto di cittadinanza fino all'avvento della dinamica moderna con Newton. Cioè, le nozioni di spazio e di tempo che andavano per la maggiore, non so, al tempo di Aristotele, erano nozioni decisamente più vicine alla loro effettiva misura materiale di queste nozioni platonicheggianti che Newton poi avrebbe messo a fondamento del suo sistema. Quindi, per Aristotele, per esempio, appunto, il tempo era una misura estremamente elaborata che nasceva dal confronto di moti diversi, no? Moti celesti con un fenomeno che effettivamente potevo vedere qui, no? Stesso dicasi per lo spazio, no? Quindi la posizione, per esempio, degli astri per gli antichi astronomi era una posizione relativa alle stelle fisse e ad altri punti di riferimento celesti, no? Erano cose estremamente materiali, questo scorporamento delle relazioni spazio-temporali nell'antichità, ma anche, diciamo, nella filosofia medievale, non era particolarmente popolare. E ci sono appunto dei motivi estremamente buoni per cui a priori sembrerebbe un'idea sballata. Allora, com'è che invece questa idea si è effettivamente affermata? Allora, l'idea di spazio-tempo, adesso spero di avervi convinto appunto che si tratta di un'idea, cioè, che sulla carta appunto non ha molte possibilità, benissimo. Allora uno dice, perché non, cioè, è così data per scontata? Perché nei corsi di fisica, cioè, non ci si pensa nemmeno a dire, diciamo, tutte queste cose, bene, cioè, perché è così, è data così per buona, perché è così presente nella nostra intuizione che quando ce lo dicono all'inizio della prima lezione di meccanica 1, a nessuno viene in mente di alzare la mano e di dire, ma no? Allora, l'affermarsi categorico, no, incondizionato, uno degli affermarsi più violenti di concetti di questo tipo, completamente astratti, che si sia mai verificato nella storia del pensiero, è uno dei prodotti più importanti, forse il più importante, della prima rivoluzione scientifica.
il motivo per cui queste nozioni così sospette, che facevano storcere il naso ai filosofi, eccetera, si sono affermate in modo così incondizionato e completo, è stato uno dei trionfi del metodo scientifico, ai tempi dei suoi albori, della sua nascita. Dapprima Galileo e Cartesio, e poi con più dettagliatamente Huygens e Newton, sono stati i padri fondatori della dinamica, no? Quindi hanno iniziato a studiare meticolosamente i moti sulla superficie terrestre e a identificare le regole a cui questi obbedivano. Famosissimo è per esempio la scoperta e l'analisi del moto parabolico da parte di Galileo, per esempio. Ma queste analisi primitive, primordiali di Galileo avrebbero solo innescato tutto un processo che sarebbe poi culminato con la pubblicazione dei Principia Mathematica di Newton. Nei Principia l'intero sistema del mondo viene dimostrato sulla base di pochissime premesse, che sostanzialmente ricalcano, con poche eccezioni, quelle che già Galileo aveva intuito nelle sue ricerche, diciamo, pionieristiche. E quando dico l'intero sistema del mondo, sto dicendo qualcosa di estremamente pesante, di mai visto prima. No? Nella terza parte dei Principia, Newton fa vedere come fenomeni disparati, come potevano essere il moto dei corpi celesti intorno al Sole, dei pianeti intorno al Sole, le perturbazioni a questo moto indotte dagli altri pianeti, le maree, no? Quindi la teoria delle maree, la propagazione del suono, la propagazione, diciamo, e la dinamica dei fluidi in varie occasioni, la precessione degli equinozi, tutto quanto di dinamico sostanzialmente era conosciuto all'epoca, cioè una buona fetta di ciò che di meccanico e di dinamico era conosciuto all'epoca, dei movimenti conosciuti all'epoca, veniva spiegato a partire da premesse ridottissime, no? Da pochi postulati, con un ragionamento rigorosamente matematico. Tra queste assunzioni di base ce n'era una che era sicuramente la più importante, no? Identificata per la prima volta da Galileo e da Cartesio. Cartesio la esprime per la prima volta nella sua forma attuale. Sto parlando del principio di inerzia. Allora, il principio di inerzia, come voi saprete, è quel principio che dice più o meno così: ogni corpo non disturbato, quindi lasciato a se stesso, non perturbato, persevera nel proprio stato di moto rettilineo uniforme o di quiete, fino a che non sopraggiunge un'eventuale azione di disturbo. Allora, questo principio è stata la pietra angolare di tutto l'esplosione, il progresso esplosivo della dinamica, dai tempi di Galileo a quelli di Newton. Tutto veniva fatto assumendo questo principio. Tutta questa incredibile spiegazione si basava crucialmente su questo principio. Ora, questo principio c'ha un problema, no? Enorme. E il suo problema enorme è che ha perfettamente senso in una visione newtoniana. Supponiamo che ci sia questo spazio, che ci sia questo tempo, è perfettamente definito che cosa vuol dire che un corpo si muove di moto rettilineo. Certo, in questo spazio, che c'è prima dei corpi, ci sono delle rette, perché ci sono tutte le figure geometriche, quindi ci sono anche delle rette. Queste rette hanno la proprietà dell'essere rettilinee, questa proprietà viene ereditata, oppure può essere ereditata, oppure no, da un corpo. Se un corpo la eredita, si muove di moto rettilineo. Se un corpo non la eredita, ma fa quello che gli pare, non si muove di moto rettilineo. Allo stesso modo non c'è alcun problema a dire che il moto è uniforme. E certo, ci sono queste durate scandite nell'iperuranio, questo flusso del tempo omogeneo, no? Vediamo in intervalli diversi dove si trova, supponiamo che sia appunto un moto rettilineo. Se in intervalli diversi si trova a uguali distanze, cioè effettua segmenti uguali, no? In uguali intervalli di questo tempo che è già dato, che c'è prima degli oggetti, il moto sarà uniforme. Se non lo fa, non sarà uniforme. Quindi asserire che un corpo in assenza di azioni di disturbo si muove in modo rettilineo uniforme è una proposizione non ambigua, perfettamente definita nel quadro delle nozioni di spazio e di tempo newtoniani. Al tempo stesso è una nozione che diventa un inferno se noi vogliamo continuare ad aggrapparci, cioè a dire no, però quelle astrazioni sono un po' pericolose, stiamo alle misure concrete di distanza e di tempo. Benissimo, a questo punto esplodono le domande. Allora, rettilineo, cosa vuol dire rettilineo? Beh, rettilineo rispetto alle pareti di questa stanza, al Sole, alla Luna, a che cosa? No? Ce ne sono un sacco di modi, diciamo, per misurare distanze fisiche, ma la misura di una distanza fisica ha bisogno di un altro corpo, un corpo da solo non basta, no? Ne devo scegliere un altro. E qual è quest'altro? Ce ne sono tantissimi. E ciascuno di essi dà origine appunto ad una traiettoria che è diversa. Stesso dicasi per gli orologi, no? Cioè,
uniforme in che senso? Allora, nel senso della pendola del nonno, del mio orologio da polso, del moto dei corpi celesti, dell'orologio atomico qui, dell'orologio atomico sulla Luna? Cioè, ci sono tanti orologi, quante ne posso immaginare nella mia mente, ciascuno di essi funziona con uno specifico meccanismo dinamico. In linea di principio, visto che appunto non vogliamo fare questa astrazione pericolosa, tutti potrebbero essere diversi. Allora, sono tutti diversi, funzionano in modo diverso, sono in situazioni diverse, e io cosa faccio? Cioè, molto uniforme rispetto a che cosa? No. Allora, il fatto che il principio di inerzia servisse così bene alla spiegazione dei fenomeni naturali fu di fatto la dimostrazione della correttezza delle nozioni di spazio e di tempo di Newton. Una dimostrazione empirica, no? Che si basava sul potere predittivo. In altre parole, Newton è come se avesse detto ai tizi che lo criticavano, che poi erano i vari cartesiani, Leibniz, eccetera, lui che cos'è che diceva? Vabbè, voi dite che è assurdo. Gli argomenti filosofici di con cui Leibniz, per esempio, argomentava che queste nozioni fossero assurde, ricalcano, anche se non sono esattamente del tipo di quelli che vi ho presentato prima. Benissimo, lui diceva, perfetto, allora hai ragione tu, sono assurdi e queste astrazioni sono ingiustificate, violano il principio di ragione sufficiente, altre cose, altre amenità. Perfetto. Però io assumo questa roba e poco altro, dimostro il mondo. Tu non l'assumi e rimani con un palmo di naso, no? Sostanzialmente. Cioè, questo era, per esempio, Leibniz si era cimentato in, diciamo, in un'analisi della natura, ovviamente, non è che non ci aveva provato, ma non aveva avuto nemmeno l'ombra del successo che ha avuto Newton, del successo quantitativo, ricordiamolo, che ha avuto Newton. E quindi in sostanza la dimostrazione di Newton forniva così, beh, allora, magari sono nozioni assurde, magari a te non piacciono, però, mi sembra di aver mostrato un'evidenza sufficiente al loro per sostenerle. E infatti che Newton vedesse così la propria opera è confermato dal primo scoglio dei Principia. Se uno legge il primo scoglio dei Principia, che è quello in cui lui descrive dettagliatamente le nozioni di spazio e di tempo, più o meno come ve le ho illustrate all'inizio, lui conclude con una frase famosissima che dice: è vero che ciò che abbiamo accesso sono determinazioni sensibili di distanze, di durate e quindi di moti, è vero, ma esistono i moti veri, esistono dei moti relativi a questi oggetti astratti, eccetera, geometrici, esistono. Vi farò vedere come è possibile ricavare i moti veri da quelli apparenti, questo è lo scopo per cui ho scritto questo libro. Quindi Newton, ancora prima appunto che scrivere il libro per fornire una derivazione e un modello quantitativo di una gamma infinita di fenomeni naturali, lo fa per dimostrare che ci sono lo spazio e il tempo, a cui lui tra l'altro attribuiva anche significati teologici, quindi per lui erano molto importanti. Benissimo, allora, in questa prima parte dell'incontro, che però è anche la maggiore, no, e che mi permetterà poi di andare velocemente sulle altre, spero di avervi convinto di tre cose. La prima cosa è che, appunto, le nozioni di spazio e di tempo in un certo senso ricalcano delle nozioni intuitive che noi abbiamo per motivi comprensibili, no? Quindi delle intuizioni comprensibili che noi possiamo avere. La seconda è che queste intuizioni, per quanto comprensibili, sembrano sballate, che siamo in grado di produrre, io ho fatto un esempio ma ce ne sono tanti altri, siamo in grado di produrre dei casi nella storia in cui si è andati dritti verso il disastro, seguendo appunto questa linea di smaterializzare, no? questa prassi di smaterializzazione del mondo e trascurando i fenomeni. Tendenzialmente c'è il rischio di buttare via, oltre alle correlazioni spurie e accidentali, anche le cause. E se io vado a toccare le cause, improvvisamente il mio edificio crolla. Infine, no? Dopo questa pars destruens, ho cercato di illustrare la nascita del concetto di spazio-tempo. Quando è che il concetto di spazio-tempo è nato? È nato ufficialmente, definitivamente si è liberato dalle sue pastoie intuitive, quando Newton ha mostrato che su un concetto rigoroso di spazio e di tempo assoluto era possibile dimostrare il mondo, dimostrare i fenomeni. No? Quindi, e possiamo apprezzare la portata del lavoro di Newton pensando appunto a quanto sono naturali per noi oggi queste cose e quanta riflessione c'è bisogno per afferrare appieno le obiezioni che invece all'epoca sono state tirate fuori istantaneamente, no? Il lavoro di lavaggio del cervello che la meccanica newtoniana ha fatto a tutti, soprattutto agli intellettuali, è stato completo e di portata difficilmente paragonabile a qualsiasi altra scoperta scientifica.
meno di un secolo dopo la pubblicazione dei Principia, o comunque circa un secolo dopo la pubblicazione dei Principia, poteva esserci un filosofo continentale come Kant, che attribuiva alle categorie di spazio e di tempo introdotte da Newton una, diciamo, una natura fondamentale, no? Le indicava tra quelle categorie fondamentali su cui si basava la conoscenza stessa, non la meccanica, ma come categorie fondamentali della conoscenza. E questo è piuttosto ironico, no? Perché solo un secolo prima i continentali davano addosso più possibile a Newton, perché era chiaramente assurdo ciò che proponeva. Quindi questo fa apprezzare anche la forza con cui determinate nozioni che oggi ci appaiono intuitive in realtà non lo sono affatto e lo sono diventate, in questo caso grazie al metodo scientifico, no? Quindi la scienza ha avuto una forza così dirompente nel XVII secolo che è riuscita a spazzare via le concezioni precedenti, no? E ad affermare la concezione newtoniana senza appello. Tant'è che una critica alla concezione newtoniana sarebbe riemersa solo nella seconda metà inoltrata dell'Ottocento, anni 70 dell'Ottocento. Quindi, ciao. Molto interessante. E questo è, secondo me, già interessante di per sé. Dopo tutto questo discorso, è possibile caratterizzare in poche parole un elemento importante, un aspetto importante della relatività generale, che spesso viene trascurato anche nelle presentazioni divulgative. Che cos'è, nel linguaggio che ho sviluppato stasera, la relatività generale? Beh, la relatività generale è la scoperta che quell'astrazione che pensava fin dall'inizio effettivamente non è lecita. Cioè, che le distanze, le durate dipendono da ciò che c'è intorno, dipendono da tutto ciò che c'è, dipendono da come le misuriamo, dipendono dal fatto che se vengono misurate mediante mezzi materiali. Se misuro la distanza tra questa sedia e questo tavolo, è importante che ci siate voi oppure che non ci siate. Se non ci siete, cambia. No, se ci siete, diventa un'altra cosa. È importante per la determinazione di questa distanza che ci sia, che lo faccia col righello, oppure con il livello laser, oppure con un altro metodo ancora. In generale, il risultato che ottengo dipende da come lo faccio, dai fenomeni che effettivamente utilizzo per definire la distanza a livello materiale, tangibile. No? Stesso dicasi, questo è un po' più sorprendente, ma non troppo, se mi avete seguito fin qui, delle durate. Quindi, se adesso guardo il mio orologio qui, oppure se voi non ci foste, oppure se non ci fossero le pareti, oppure se non ci fosse la Terra, no? Il modo in cui questo orologio funziona cambierebbe. Cambierebbe al punto che io, diciamo, guardando appunto come, diciamo, guardando come funziona, mi accorgerei che, per esempio, diciamo, magari diventa irregolare, no? A seconda dei moti che ci sono. L'orologio atomico qui, l'orologio atomico sulla Luna, non misurano un flusso impalpabile. Sono degli oggetti fisici che hanno un preciso meccanismo di funzionamento che dipende dal contesto, dipende da ciò che li circonda. È necessario tener conto di tutto ciò che li circonda. Se io prendo l'orologio atomico sulla Luna, tolgo la Luna, tolgo la Terra, tolgo il Sole, tolgo tutto, improvvisamente, diciamo, cioè, improvvisamente questa cosa inizia a non avere più alcuna attinenza, sempre che si riesca a definire, con quello che effettivamente misuro quando vado sulla Luna. C'è la Luna, c'è la Terra, c'è il Sole, guardo l'orologio atomico, lo costruisco, eccetera. No? Quindi ci sono tanti tempi quanti sono le possibili circostanze in cui un orologio può funzionare. Naturalmente, cioè, parlare in questi termini è abbastanza strano. Ma cosa vuol dire tanti tempi? Ancora una volta, secondo me è utile liberarci di queste intuizioni newtoniane e dire tanti tempi, ci sono tanti orologi, quanti orologi, tanti fenomeni fisici che utilizziamo per misurare il tempo, quanti ce ne sono. Si tratta di oggetti fisici, non è affatto strano che possano essere influenzati da altri oggetti fisici che li circondano. In generale sarà così. Il modo in cui funzionano, ci deve essere un modo in cui funzionano. Non siamo in grado di leggere il tempo se non c'è un modo in cui funziona un orologio. E in generale questo modo sarà dinamicamente collegata a quello che succede intorno a questo orologio, a quello che succede dentro questo orologio, a come è fatto questo orologio, a qual è il fenomeno che sto utilizzando. No. Lo stesso dicasi per le distanze. Quindi, se ho una livella laser, questa funziona in un certo modo. È chiaro che il risultato che mi dà questa livella laser dipende dalle interazioni dei suoi componenti, per esempio il laser, con il resto del mondo. Da come la propagazione del laser viene influenzata dal fatto che siamo in questa stanza e che voi ci siete. Se voi non ci foste, la sua propagazione sarebbe diversa, no?
eccetera, eccetera. Il risultato che ottengo da misure di questo tipo dipende direttamente da tutto. Se ci pensate, questo è il caso più generale. È il caso che un tizio sospettoso, ragionando come vi ho illustrato prima, avrebbe subito detto come possibile obiezione: ma guarda che noi alla fine ci abbiamo sempre solo le mani in pasta. Tu dici, possiamo togliere la pasta e resta comunque qualcosa di sensato. Non è affatto detto. Magari quello che noi misuriamo dipende da tutta la pasta. Bene, la relatività generale, diciamo, uno dei, non certo, non esaurisce certo il contenuto della relatività generale questa cosa, ma per quanto riguarda i concetti di spazio e di tempo, quello che secondo me è stata, diciamo, l'innovazione più radicale portata avanti dalla relatività generale è stata l'individuazione, no, di questa falla nel paradigma newtoniano. Cioè, non è vero che io posso togliere tutto il resto, posso far sì che non succeda nulla, e resto comunque con ben definite relazioni spazio-temporali. Le uniche relazioni spazio-temporali che effettivamente si possono costruire, si possono trovare, e che la teoria della relatività generale è in grado di predire, sono relazioni spazio-temporali misurate in un certo modo e delimitate da eventi fisici. Quindi la durata tra due eventi fisici, la durata, per esempio, o la distanza tra due eventi fisici può essere calcolata nel momento in cui io conosca esattamente tutto ciò che c'è intorno. Se mi manca qualche pezzo, se mi dimentico qualcosa, se tolgo un accidente, in realtà non riesco a fare niente. L'ironia della sorte è che la teoria, la relatività generale, dimostra non solo che la semplificazione era azzardata, ma che a stretto rigor di logica non è possibile alcuna semplificazione. Non è che ho tolto semplicemente troppo, ma che basta togliere qualcosa per sbagliare. Quindi, in un certo senso, l'intuizione newtoniana era massimamente tendenziosa, cioè, o comunque sospetta, nel senso che faceva non solo togliere troppo, ma dal punto di vista della relatività generale non si può togliere nulla. Quindi, diciamo, un modo più corretto, una teoria che fornisce una descrizione più corretta delle determinazioni di spazio-temporale come noi effettivamente siamo oggi in grado di farle, per esempio sia nel sistema solare che qui sulla Terra, deve tener conto per forza di cose di tutto. Ovviamente poi nei calcoli effettivi effettuati usando questa teoria, eccetera, si fanno delle semplificazioni del tipo che ho detto prima, oneste, no? Quindi sostituire, non so, questo tavolino con un cilindro, questa è una semplificazione onesta. È chiaro che sto sbagliando, ma non sto cambiando la natura del problema. Togliere il tavolo, tutto quanto, e parlare ancora della distanza tra il tavolo e la sedia, invece, diciamo, è un'operazione concettuale che era dubbia e poteva apparire dubbia dal punto di vista prettamente filosofico dall'inizio, e che la relatività generale ha dimostrato essere dubbia. Di solito la relatività generale non viene presentata in questo modo. Di solito si parla di curvatura dello spazio-tempo, no? Si dice che la relatività generale, soprattutto nei testi divulgativi, ma anche nei testi specialistici, che la relatività generale ha semplicemente conferito allo spazio-tempo un nuovo attributo, una curvatura dinamica, variabile, che varia in risposta alla materia. Ora, dal punto di vista tecnico, questa cosa e quello che ho detto io sono due modi diversi di dire la stessa cosa. Tuttavia, io credo almeno che il modo in cui l'ho presentato, diciamo, da questo punto di vista, quindi facendo una critica delle nozioni di spazio e tempo, renda un po' meno misterioso questa curvatura spazio-temporale. Perché quando si parla di curvatura spazio-temporale, uno che cos'è che ha in mente? C'è in mente lo spazio-tempo di prima, che è la sua intuizione primitiva, eccetera, che adesso resta perfettamente geometrico, no? Fatto di punti, con delle distanze, eccetera, semplicemente però, in qualche modo mistico, reagisce alla materia, no? Quindi, cioè, resta puramente geometrico, reagisce alla materia in qualche modo che non si sa, no? E quindi uno è strano, perché dice, come? Ma se è un'entità davvero così geometrica e impalpabile, come fa a sentire la materia, no? Come fa le sue proprietà geometriche a dipendere dalla materia? Invece, se si riflette sul fatto che ogni misura di distanza, ogni misura di durata è fatta attraverso mezzi fisici, e che effettivamente la teoria della relatività generale è in grado di predire, di fare delle predizioni sulle durate e sulle distanze, solo specificando, almeno in linea di principio, solo specificando fino in fondo che tipo di misura fisica e che tipo di fenomeni stanno utilizzando per effettuare questa misura, diventa tutto molto meno strano.
nel senso, vabbè, che un continuo geometrico astratto si curvi in presenza della materia, ma che il tale orologio, la tale meccanismo di misura della distanza che contiene componenti dinamici funzioni in modo diverso a seconda della dinamica di tutto ciò che lo circonda, non è così strano. Cioè, è più naturale. Si dice spesso, infatti, che la relatività generale ha recuperato il paradigma pre-newtoniano, che spesso viene chiamato relazionale. Cosa significa relazionale? Significa prendere le distanze e le durate per quello che sono, come relazioni tra fenomeni osservabili, no? Quindi la misura della distanza con la livella laser tra il tavolo e la sedia è, una misura relazionale tra le proprietà della livella laser, no? Le proprietà del tavolo, quelle della sedia, eccetera, eccetera, no? E concludo, sì, ormai sono arrivato al... pensavo di parlare un'ora, effettivamente ci siamo. Concludo, come gli avevo promesso, con un accenno alla gravità quantistica. Vedere la relatività generale da questo punto di vista permette di apprezzare, secondo me, in modo preciso, anche se abbastanza... anche senza particolari prerequisiti, dove sta il conflitto con la meccanica quantistica. Allora, in un certo senso, che cosa fa la relatività generale? Beh, se si prende il punto di vista, che è sicuramente un punto di vista legittimo, anche se non il solo, come ho detto, che ho descritto in questa sera, beh, si vede subito che la relatività generale che cosa fa? Si dimentica dello spazio e del tempo geometrici, newtoniani, sostanzialmente. Prende solo i fenomeni dinamici. Quindi fenomeni, oggetti fisici, dotati di determinate proprietà che evolvono dinamicamente. Contestualmente alla soluzione del problema dinamico, la teoria costruisce anche le determinazioni spazio-temporali, che non sono più date a priori, no? Ma vengono costruite durante la risoluzione del problema dinamico. È chiaro che questo è possibile solo se la materia è caratterizzata da proprietà ben definite. È facile, per esempio, localizzare una porzione di materia rispetto ad un'altra. Questa materia è tangibile, effettivamente marca delle posizioni, no? Con una certa precisione. È possibile appunto solo se la materia, un fluido, per esempio, immaginate un fluido, un insieme di palline, si comporta bene, in un modo chiaramente riproducibile e ripercorribile. In questo modo, analizzando i dettagli delle interazioni tra le varie palline che si urtano, per esempio, eccetera, io sono in grado di ricostruire i dettagli spazio-temporali, cioè lo spazio-tempo in cui si muovono, no? Che dipende dinamicamente da questi movimenti. In un certo senso, quindi, la relatività generale che cosa fa? Si sbarazza dello spazio-tempo, per questo che ho chiamato il seminario nascita e morte dello spazio-tempo, si sbarazza dello spazio-tempo, prende l'unica cosa che è accessibile ai nostri sensi, oggetti e fenomeni fisici, e usa questi, si aggrappa a questi fortemente, a questi e alle loro proprietà fisiche ben definite, per ricostruire lo non solo il loro moto nello spazio-tempo, ma anche lo spazio-tempo in cui si muovono. Le determinazioni di distanza, di durata che poi ci permettono di seguire effettivamente i loro movimenti. Quindi si aggrappa fortemente alla materia per sbarazzarsi dello spazio-tempo. Ora, anche senza una preparazione specifica in meccanica quantistica, è facile capire che la meccanica quantistica fa esattamente l'opposto. Allora, la meccanica quantistica è una teoria probabilistica. La materia si nebulizza, si polverizza in meccanica quantistica. Non c'è più una particella dotata di una certa posizione che si muove in un modo ben definito. No. Ci sono solo determinate di probabilità di osservare una materia atomica o subatomica in determinate circostanze, in determinate posizioni, oppure c'è una certa probabilità di osservarla con una determinata velocità, per esempio. Quindi, in qualche senso, le particelle materiali vengono trasformate in distribuzione di probabilità. I loro rapporti non sono più ben definiti, non sono più deterministici, non sono più chiari, no? La materia un po' si sfrangia, sostanzialmente. Ora, questa è una visione molto grezza, però è sufficiente, secondo me, a rendere l'idea. Qual è l'unico modo in cui si può trattare quantitativamente questa situazione? Forse non è l'unico, ma è sicuramente quello che ha adottato dalla meccanica quantistica e dalla sua... e dalla teoria quantistica dei campi, cioè dalla meccanica quantistica relativistica. Beh, l'unico modo per gestire questa nebulizzazione della materia è aggrapparsi allo spazio-tempo, no? Come faccio a dire che
non so, una particella a una determinata distanza rispetto ad un'altra che a sua volta è sblobbata e poi, diciamo, un orologio a sua volta ha delle dinamiche quantistiche interne che lo rendono indeterminato. Cioè si capisce abbastanza che, anche intuitivamente, che è un problema molto difficile, no? Se invece c'è uno spazio, ci sono uno spazio e un tempo come li pensava Newton, il problema non esiste, perché io posso dire, beh, dammi una qualsiasi proprietà di queste particelle, io ti dico come varie, qual è la probabilità di osservare quella determinata proprietà in funzione dello spazio e del tempo. Lo spazio e il tempo ci sono già dati prima. A questo punto è facile descrivere queste distribuzioni di probabilità. Anche qui, usando nuovamente una battuta, si può dire che la meccanica quantistica, diciamo, si disfi della nozione classica di materia, si sbarazzi degli oggetti sostanzialmente, sostituendoli con qualcosa di molto più complicato, con un'intelaiatura di proprietà molto più complicata, e l'unico modo però che ha per farla è aggrapparsi fortemente allo spazio-tempo nel senso newtoniano. Si tratta in realtà dello spazio-tempo nel senso della relatività speciale, ma da questo punto di vista poco cambia. E quindi a questo punto, secondo me, è abbastanza facile capire, almeno intuitivamente, però secondo me in modo abbastanza preciso, dove sta una sola, ma una delle più importanti, delle radici del conflitto tra la meccanica quantistica e la realtà generale. Per così dire, una teoria si sbarazza dello spazio-tempo di Newton aggrappandosi alla materia di Newton. Quell'altra si sbarazza della materia di Newton aggrappandosi allo spazio-tempo di Newton. E quindi il problema di una descrizione unificata di tutti i fenomeni gravitazionali che attualmente sono descritti dalla relatività generale con questo abbandono dello spazio-tempo e quantistici, per esempio elettromagnetici o le forze nucleari descritti dalla meccanica quantistica, che invece ha fatto la scelta opposta, secondo me, diciamo, è possibile apprezzare anche da questa presentazione sommaria, almeno a grandi linee, una delle sorgenti del loro conflitto. Io, diciamo, ho finito, spero che vi sia stato interessante e adesso spazio a fare domande, naturalmente. Subito a dire le due risposte brevi. Alla prima sì, alla seconda no. Allora adesso cerco di articolare. La risposta alla prima domanda è molto semplice, sì è così. Allora, la relatività generale, la relatività speciale, no, ha cambiato profondamente le nostre nozioni di spazio e di tempo, ma l'ha fatto senza cambiarne l'unico aspetto su cui mi sono concentrato questa sera, cioè la loro natura impalpabile, geometrica, a priori, no? Lo spazio e il tempo nella relatività ristretta restano continui geometrici a priori. Quello che cambia sono le relazioni tra le direzioni spaziali e quelle temporali, no? Noi appunto, la nostra esperienza booleana, siamo abituati ad una direzione temporale chiaramente distinta da quelle spaziali, e la scoperta della relatività ristretta è stata che invece, diciamo, intervalli, durate e distanze in certe condizioni possono mescolarsi. Sembrerebbero due grandezze non omogenee, ma in realtà esiste un fattore di conversione, la velocità della luce, che ci permette di mescolarle in un senso ben preciso e ben definito e matematicamente consistente. Questo ovviamente non fa nulla non tocca la natura astratta o platonica, come l'ho chiamata prima, di queste nozioni, semplicemente ne cambia le proprietà geometriche. Invece di esserci distanze e durate chiaramente separate, ci sono delle distanze e delle durate che si possono mescolare in opportune condizioni. Ma la caratteristica, la natura a priori di questo spazio resta inalterata. Per quanto riguarda la seconda domanda, no, perché appunto, cioè io la vedo molto di più come una dualità, come ho cercato di presentarla alla fine. Cioè,
in un certo senso il trattamento della dinamica da parte della relatività generale, di una teoria come la relatività generale, in un certo senso, in un senso che ho cercato di chiarire questa sera, è più generale. Cioè ha mostrato che un'astrazione piuttosto sempliciotta non funziona. Allora, quando succede questo, tipicamente appunto uno abbraccia uno schema più generale, apre i propri orizzonti, tipicamente si ottiene una teoria più potente. Da questo punto di vista sicuramente la concezione della dinamica che emerge dalla relatività generale è più evoluta, possiamo dire, e più vicina a ciò che è effettivamente direttamente osservabile, a quella che emerge in meccanica quantistica, in teoria quantistica dei campi. Tuttavia per la materia è esattamente l'opposto, cioè la concezione newtoniana della materia, non ho fatto una critica alla concezione newtoniana della materia, ma si potrebbe fare, l'ho fatta una settimana fa, diciamo in un'altra occasione, non qui a Roma, è allo stesso modo la nozione classica di oggetto su cui si basa la concezione newtoniana della materia, è allo stesso modo una nozione molto particolare, molto poco generale, la cui generalizzazione porta direttamente alla meccanica quantistica. Quindi la meccanica quantistica è una concezione molto più raffinata ed evoluta della materia, no? Rispetto a quella della meccanica newtoniana che viene realizzata dalla relatività generale. Quindi, diciamo, nei due corni del dilemma abbiamo da una parte una concezione decisamente più evoluta della materia, che però riposa fondamentalmente su una concezione naif della dinamica, e dall'altra una concezione più evoluta della dinamica, che però si deve aggrappare ad una concezione più naif della materia. E il fatto che, diciamo, cioè che in un certo senso queste due teorie, diciamo, fanno, cioè riescono ad evolversi in un senso solo aggrappandosi fortemente a quell'altro. È per questo che sono in così forte tensione. Cioè non è semplicemente c'è qualcosa che non quadra, no? Dal punto di vista filosofico è come se facessero scelte di campo intrinsecamente diverse. Cioè una per avanzare la nostra comprensione della materia si aggrappa alla nozione naif di spazio-tempo. E quell'altra fa il contrario. E la cosa bella è che nei rispettivi regimi sono tutte e due chiaramente meglio di prima. Cioè, dal punto di vista della dinamica gravitazionale, della cosmologia, eccetera, la gravità generale è chiaramente meglio della dinamica newtoniana. Riesce a rendere conto di un sacco di fenomeni che a livello newtoniano non sarebbero neppure spiegabili. Per non dire poi di quelli che corregge, cioè che sono spiegabili ma che sono scorretti. E allo stesso modo, diciamo, nessuna concezione naif della materia può sopravvivere nella nostra era fatta di elettronica, cioè in cui tutte queste cose qua, poi la fotonica, eccetera, vengono usate anche nella pratica, quindi è chiaro che, diciamo, la descrizione, il controllo della materia che la meccanica quantistica ci ha dato è superiore in maniera impressionante a quello che avevamo prima della sua scoperta, quindi anche qui è chiaro che c'è qualcosa di profondamente corretto e di molto più evoluto in questa concezione, una concezione che in qualche modo riflette molto più adeguatamente la realtà che ci circonda. E questo è vero però per entrambi. E la cosa strana è che, diciamo, per fare questo passaggio, ciascuna delle due ha bisogno di appoggiarsi in modo molto chiaro sulla componente naif che quell'altra distrugge. E questo, secondo me, è un modo molto interessante di pensare alla tensione tra queste due teorie, che può essere compreso anche senza avere, diciamo, gli elementi tecnici per poi apprezzare il dibattito fino, diciamo, a livello quantitativo. Un punto che mi rende perplesso. Sì. Quando Einstein prende il suo orologio, il suo righello, lo porta a distanza molto grande da massa, a questo punto in fondo è come se avesse un tempo proprio, non lo vedo proprio, ha raggiunto la cintura e quindi solo. Quindi vedo come assoluto a questo punto. È vero che là non c'è molto, quindi è poco divertente, però io posso fare una misura di lunghezza. Allora, sicuramente, però, cioè, questa è una domanda molto interessante e infatti, diciamo, richiede una risposta articolata, cerco di, diciamo, di fare del mio meglio. Allora, in un certo senso sì, quello che dice è corretto, in un altro no, nel senso che è vero che posso fare queste misure, posso portarle, no? Posso portare questi oggetti, diciamo, nella realtà generale come viene usualmente presentata, c'è sempre un ultimo step che manca. Cioè, io faccio dei calcoli, trovo delle lunghezze proprie e dei tempi propri, in termini tecnici, cioè tempi e lunghezze misurati effettivamente da oggetti che possono fare queste misure, e poi basta.
Cioè, una volta che raggiungo questi tempi propri e le lunghezze proprie, non me ne disinteresso. In particolare, nello sviluppo formale della teoria, io non sto sempre lì, diciamo, a mettere questi righelli, a metterli lì, a mettere lì un oggetto che può effettivamente fare questa misura. Quindi in un certo senso uno può dire, che, diciamo, che in qualche senso, anche se magari è molto deformato, molto, diciamo, molto evoluto e molto rielaborato, quella distanza che potrebbe essere misurata, quella durata che potrebbe essere misurata, in qualche senso sono, cioè possono essere visti come gli eredi dello spazio e del tempo newtoniano, sostanzialmente. E il problema è appunto che, cioè, quando si utilizza la teoria, si arriva sempre a questo punto, no? Si arriva a questo punto e poi ci si dimentica del modo in cui effettivamente vengono fatte le misure. Questo è possibile, no? È possibile, ma non bisogna mai dimenticare che è un'approssimazione. Uno. Due, non bisogna mai dimenticare che, diciamo, non so, ho un righello, per misurare una distanza c'ho bisogno di punti su cui mettere, diciamo, le tacche, no? Quindi, io posso prendere il mio righello, no? E metterlo nello spazio e considerare appunto la distanza tra le sue due tacche, no? Questo è ben definito. Una distanza al di fuori non è ben definita se non ho qualcosa contro cui appoggiare le mie tacche. Non so, per fare l'esempio del righello, per fare l'esempio della livella laser, se io voglio misurare una distanza con la livella laser, a un certo punto ci deve essere qualcosa che mi ributta indietro il mio laser, altrimenti non sono capace di fare questa misura, no? Il problema di come effettuo le misure dinamicamente è un problema molto sottile e molto difficile, che viene di solito trascurato, perché in molte situazioni, non lo so, per esempio c'è la massa della Terra qua e poi tutto il resto sono cosine tipo questo bicchiere, no? Allora c'è una chiara differenza di scala, no? Io posso dimenticarmi che ci sono le cosine, prendo solo la Terra, risolvo le equazioni di Einstein della relatività generale come se ci fosse solo la Terra, no? Dopodiché, inopportune approssimazioni, cioè l'approssimazione che il mio bicchiere e le mie cose siano molto piccole, è possibile leggere da quella soluzione incompleta, perché non contiene le cosine, delle misure, delle grandezze, che sono molto vicine a quelle che misurerebbero le cosine se io le mettessi dentro, no? Tipo il righello, l'orologio, eccetera. Questo però non significa che in linea di principio, se io vado a mettere un particolare meccanismo dinamico, per esempio all'interno dell'orologio, o in un misuratore di distanza in un certo punto, no, a una certa distanza dalla Terra, per esempio, questi oggetti hanno un effetto dinamico sulle determinazioni spazio-temporali nei loro intorni. In particolare, esempio tipico, risolvo utilizzando la teoria della gravità generale il moto della Terra intorno al Sole. Perfetto. Lo posso fare buttando via la Terra, perché è uno sputo rispetto al Sole. Supponendo che ci sia solo il Sole, risolvo l'equazione di Einstein, viene fuori una cosa, no? Una soluzione, perfetto, con determinate determinazioni spazio-temporali possibili, eccetera. Dopodiché, no, questo mi permette di predire il moto della Terra. Tuttavia, questa approssimazione è completamente insensata nel momento in cui io metto dentro la Luna, no? in tutta la faccenda. Perché? Perché a quel punto il fatto che la Terra c'è, e non è che non c'è, diventa importantissimo. L'orbita della Luna intorno al Sole dipende strettamente dal fatto che c'è la Terra, per esempio, no? Questo effetto ovviamente si ha, anche se in misura minore, ogni volta che io vado a mettere degli oggetti fisici in un certo punto per fare determinate misure, che possono essere anche le misure di lunghezza e di tempo. Per esempio, le misure di lunghezza che io faccio su questa Terra non sono quelle che io inferisco, diciamo, con mezzi terrestri, non sono quelle che io inferisco dalla soluzione dell'equazione di Einstein che ottengo togliendo la Terra e lasciandoci solo il Sole, no? Allo stesso modo, anche se ovviamente l'effetto è molto più piccolo, le misure che io faccio mettendo, non so, un orologio atomico massiccio in questo modo che funziona in un certo modo, avrà dei meccanismi interni che funzionano in qualche modo, in linea di principio sono diverse, diciamo, da quelle misure a cui lei si riferisce, per esempio di tempo proprio, che si otterrebbero togliendo, diciamo, che si sarebbero date dalla teoria togliendo questo accrocchio, no? E in questo senso tutte le particelle, tutti i gradi di libertà del problema dinamico sono importanti nella determinazione delle lunghezze e delle durate. Naturalmente poi ci sono molte situazioni concrete in cui è possibile, diciamo, è possibile dimenticarsene, e in quelle situazioni concrete le grandezze a cui si riferisce lei, quindi quelle
in assenza di tutto, sostanzialmente, in cui io non mi preoccupo di inserire dinamicamente l'orologio e il metro dentro la mia descrizione, sono degli ottimi sostituti. Però, in linea di principio, se io ho un orologio da qualche parte, che funziona in un certo modo, dovrei risolvere, per esempio qui sulla Terra, dovrei risolvere l'equazione di Einstein che contengono il Sole, la Terra, gli altri pianeti e quell'orologio, no? I meccanismi di evoluzione dinamica dei gradi di libertà interni di quell'orologio sarà regolata, dipenderà in generale da tutto quello che succede intorno, e quindi la lettura ne, diciamo, ne risentirà di conseguenza. Siccome nella fattoria degli animali di Orwell tutti i gradi di libertà sono importanti, ma alcuni sono più importanti di altri. Il fatto che un a priori non può essere sicuro di... No, certo, naturalmente io lo, però questa domanda mi permette di... Se uno per ottenere un risultato ci dovesse mettere tutti, non otterrebbe mai nessun risultato. Certamente, cioè, infatti ho cercato di tenere questo, cioè tutto il discorso che ho fatto questa sera è stato volutamente filosofico, no? Quindi in linea di principio, cioè quello che ho detto è vero in linea di principio dal punto di vista della relatività generale, no? Naturalmente però se io poi devo farci effettivamente dei calcoli, visto che non si tratta di una teoria molto complicata, in cui tutte le contingenze contano, inevitabilmente finirò per fare delle approssimazioni, no? Un'altra approssimazione, per esempio, l'approssimazione più diffusa di solito anche nella letteratura divulgativa è il cosiddetto principio geodetico, no? Quello per cui appunto una volta che io specifico una distribuzione di massa, una particella segue, diciamo, la geodetica dello spazio-tempo curvo associato a quella distribuzione di massa. E questa è un'approssimazione, naturalmente, che vale solo se la mia particella è piccolissima. E anche se è piccolissima è comunque un'approssimazione, no? Io in realtà che cosa dovrei dire? Dovrei dire la distribuzione di massa è fatta da quella che chiamo distribuzione di massa e dalla pallina. E a questo punto dovrei studiare attentamente tutte le relazioni dinamiche tra questi oggetti e verrebbe fuori il moto esatto, tra virgolette, della particella che sarà vicinissimo alla geodetica della metrica ottenuta del campo gravitazionale ottenuto senza particella, ma non identico. Dal punto di vista filosofico questa differenza è significativa e permette di apprezzare appieno, secondo me, quello che è uno dei tratti distintivi della teoria. Prego. Invece il concetto del gravitone. No, allora, questa è una domanda molto interessante. Allora, il concetto del gravitone è un concetto che nasce in questo modo. Applicando alla relatività generale il framework dell'altro corno del dilemma, no? Io prendo il framework della teoria quantistica dei campi, no? Che quindi c'ha ancora una concezione naif dello spazio e del tempo, e provo in qualche modo ad applicarlo alla gravitazione. È possibile farlo, no? Nel limite, sicuramente possibile farlo nel limite, quello che viene chiamato il limite linearizzato o lineare della relatività generale, cioè è un limite in cui determinate perturbazioni gravitazionali che vengono definite del secondo ordine o successivo vengono trascurate. In questo limite è possibile ottenere, diciamo, un gravitone, no? Come una sorta di quanto, quindi di particella quantistica, associata al campo gravitazionale, no? L'idea qual è? È quella di prendere appunto queste determinazioni spazio-temporali di cui ho parlato adesso, che teoricamente sarebbero dinamicamente determinate, eccetera, estrarne la componente newtoniana, cioè vederle come una componente newtoniana, in realtà uno spazio-tempo che obbedisce alle regole della relatività ristretta, leggermente perturbato. A questo punto, dopo aver fatto questa divisione, lo spazio-tempo assoluto, newtoniano, eccetera, ce l'ho, e quindi posso usare l'altra metà del cielo, della teoria quantistica, riferita a questa nuova struttura. Non c'è nessun modo canonico per fare questa divisione, cioè per prendere questo network di relazioni spazio-temporali, cristallizzarne un pezzo e guardare gli altri come variano sopra questo pezzo che io adesso assumo come dato. Non c'è un modo univoco per farlo, ed è il motivo per cui appunto, per esempio, questo è uno dei principali ostacoli per cui quella via, che è una via, è stata una via perseguita e tuttora perseguita di mescolare le due teorie, ha delle difficoltà, no? Il gravitone cos'è? Sono perturbazioni quantistiche associate a queste deformazioni, a queste deviazioni da uno spazio-tempo newtoniano, nel senso che dicevo prima,
e che effettivamente possono essere quantizzate, ma hanno il problema che, cioè, che questo framework newtoniano non è diverso dalle perturbazioni che sto modellizzando sopra, no? Cioè, è difficile identificarlo. Comunque, diciamo, questo è un discorso abbastanza complicato, la risposta alla domanda è: il gravitone appartiene, il concetto di gravitone non appartiene alla gravità generale, appartiene a determinati tentativi di risolvere il problema della gravità quantistica, quindi di ottenere una descrizione quantistica della gravità. Questi tentativi vengono fatti non cambiando i principi di alla base della meccanica quantistica, che, come ho detto prima, hanno bisogno di nozioni naive di spazio e di tempo di tipo newtoniano, ma selezionando arbitrariamente nell'insieme di relazioni spazio-temporali della teoria della relatività generale un nocciolo duro che viene assunto come dato, come geometrico puro, immodificabile, e le cui perturbazioni vengono analizzate relativamente a questo zoccolo duro, identificato un po' arbitrariamente, ahimè, e vengono trattate in modo quantistico. Questo è possibile, però appunto il concetto di gravitone, strettamente parlando, non appartiene alla relatività generale, ma ad alcune proposte, per esempio nell'ambito della teoria delle stringhe, di quantizzazione della gravità. Grazie a voi per la pazienza, spero che sia stato interessante. Io sono ancora qui, quindi se qualcuno ha qualche domanda, diciamo, più tecnica o più... non si faccia problema. Grazie della risposta. Grazie della risposta. Cioè, non c'è nessuna possibilità di usare...